Abbiamo portato l'Africa in piazza il 1° maggio. Tu cosa ne pensi? Ma penso che è stato importante nel contesto del 1° maggio ricordare l'Africa e che delle organizzazioni sindacali lo abbiano fatto a Bologna mi sembra estremamente significativo. Per due ragioni. Prima di tutto perché l'Africa è un continente oggi che vive una situazione molto difficile ed è la nostra madre invece, dovrebbe essere un ben altro continente, invece è proprio il continente sfruttato, è il continente crocifisso, dico io. E secondo perché abbiamo tantissimi africani che lavorano in questo paese in situazioni davvero difficili, anzi disumane. Io conosco in particolare i lavoratori al sud che vivono in situazioni davvero spesso che sono semplicemente bestiali. Li ho incontrati a Cassibile, per esempio, fuori Siracusa, questa valle dove dormono, diciamo così, e poi vanno a lavorare nei campi. E in particolare direi che tutti i lavoratori che lavorano nel settore agricolo, pomodori, cioè degli stagionali, vivono situazioni particolarmente difficili. Non credi che il fatto di avere portato il problema immigrazione in piazza il 1° maggio possa essere un buon segnale per avviare davvero quel processo di integrazione multiculturale a cui noi tutti aspiriamo, insomma? Quell'incontro di diversità che è ricchezza, riuscire a farlo passare attraverso il sistema mediatico. Non credi che stiamo vivendo in questo paese una situazione di razzismo? Usando una parola forte. Certamente, anzi io penso che il razzismo è in crescendo. Il razzismo e l'esclusione vanno insieme poi col benessere. Cioè più come paese stiamo bene, più tendiamo ad escludere coloro che non stanno bene e vediamo fra l'altro come nemici. E certamente il razzismo è crescendo in mezzo a noi, in tutte le sue forme. Questo in un momento in cui si glorifica così tanto la globalizzazione, che dovrebbe significare un incontro fra popoli, fra culture, nulla. L'unica cosa che sono globalizzate sono le merci, il resto non c'è nessuna globalizzazione. Forse dovremmo auspicare la globalizzazione umanista, forse dovremmo cominciare a spingere in questo senso a discapito di quella neoliberista che sta prendendo il sopravvento. Pensi sia possibile? Certamente, ma penso che ormai indietro non torneremo più, per forza questa è la strada in avanti, per cui dobbiamo impararci o ad accoglierci ricchi delle nostre differenze oppure saremo destinati a sbranarci vicendevolmente, non ci sono scelte. Io sono profondamente convinto, anche se tutte le indicazioni sono piuttosto pessimistiche oggi, in particolare il problema religioso è particolarmente delicato, io sono profondamente convinto di quello che diceva quel grande vescovo di Oran, ucciso in questa spaventosa guerra civile dell'Algeria, ucciso nel 97, lui diceva: nessuno possiede la verità, ognuno la ricerca, ci sono certamente verità oggettive, ma qui arrivi prendendo da altre esperienze, e diceva: io ho bisogno della verità degli altri. Io penso che è soltanto con questo spirito che si può tentare davvero di costruire una società multiculturale. Cioè, se noi non incominciamo a capire che l'altro è ricchezza per me, c'è nulla da fare. Molto del razzismo verso l'Africa è per il fatto che noi siamo eredi di un colonialismo spietato anche il nostro italiano, di un imperialismo coloniale in cui abbiamo visto gli africani come coloro che non hanno mai avuto né una civiltà né una storia, che siamo noi che andiamo a civilizzare. Se questo è il sottofondo, è impossibile il futuro del mondo. Del resto il nostro paese è sempre stato caratterizzato e caratteristico per essere grande portatore di cultura, no? Noi siamo la culla della cultura e verosimilmente questo nasce dal fatto che siamo stati colonizzati, no? Abbiamo vissuto tante culture differenti che ci hanno formato. Forse dovremmo ricordarlo un pochettino
a chi invece esprime parere contrario all'immigrazione, no? Quale deficit piuttosto che arricchimento? Certamente, penso che mi ricordo ancora quando ero direttore di Nigrizia, sì, che ero seduto sul Canal Grande ed ero lì per vedere dei film africani, Canal Grande di Venezia. Mi ricordo che sono uscito dalla sala, sono messo ad ammirare questi splendidi edifici e a fianco ho visto che c'era un uomo, lo saluto e io non l'ho riconosciuto, lo capirò dopo chi era, uno dei grossi intellettuali tunisini. E mi fa, dice, hai guardato bene questo palazzo? Dico sì, ma guardalo bene, vedi il genio italiano qua dentro? Dico, quale? Dico, prova a guardare, il fondo basso del palazzo è romano, sopra trovi già medievale, poi un pezzo di rinascimento, poi anche un pezzo di moderno, ma se guardi bene, uno è costruito sull'altro. Il vostro genio è stato quello di essere stati capaci non di distruggere, ma di costruire. E io penso che a questa maniera che noi dobbiamo, anche come italiani, proprio imparando dalla nostra storia, aiutare gli altri a costruire come siamo stati capaci di costruire anche noi lentamente e non lasciarci invece incapsulare da queste tendenze di isolamento, di razzismo che si manifestano poi in mille forme. Così non si va avanti.